Tutti questi tentativi però non tengono conto di un fatto, ovvero che l'insoddisfazione per la propria vita, che oggi molte persone sentono, ha a che fare, per certi versi, con la direzione generale dell'evoluzione umana e che il modo in cui gli uomini si sono comportati in tempi passati li ha portati a cercare un karma da cui sono necessariamente derivate le condizioni di vita attuali. La cultura che si è sviluppata da tutto questo è molto complessa ed implica il fatto che un numero sempre maggiore di persone deve svolgere un lavoro che non ama. Sono ben poche le persone che fanno un lavoro che amano veramente. Recentemente una persona mi ha detto: se guardo la mia vita passata, mi dico, se la potessi rivivere, la vorrei di nuovo esattamente come è ora. Ebbene, una persona che parla così è un'eccezione al giorno d'oggi. Non si può dire che ciò non abbia a che fare necessariamente con l'intero karma dell'umanità. La nostra vita è diventata molto complicata, ma in fondo lo è diventata proprio in conseguenza dei vari karma individuali degli uomini che ora vivono sulla Terra. Ciò non vuol dire che per il futuro ci si debba aspettare un karma meno complicato. Esteriormente la vita diventerà sempre più complessa. Per quanto le macchine possano risparmiare all'uomo una grande quantità di attività, in questa incarnazione la soddisfazione sarà una cosa rara se non subentreranno delle condizioni culturali del tutto diverse. E questo cambiamento può solo verificarsi come conseguenza del compenetrarsi da parte degli esseri umani delle verità del karma e della reincarnazione. Da questo si riconoscerà che parallelamente al cambiamento della cultura esteriore dovrà accadere anche qualcosa di completamente differente. Cosa sarà necessario affinché i concetti di karma e reincarnazione possano fare ingresso nell'educazione scolastica in tempi relativamente brevi, come è accaduto per il sistema copernicano che ora viene insegnato anche ai bambini? Come ha fatto tale sistema copernicano ad afferrare gli animi? Non dimentichiamo che questo sistema è stato elaborato da un canonico cristiano che ha dedicato la sua opera al Papa, convinto che fosse in linea con i principi del cristianesimo. All'epoca non c'era ancora una prova che dimostrasse la validità di questo sistema. Tuttavia, esso ha conquistato il cuore degli uomini con una velocità straordinaria. Ecco, il sistema fu dimostrato soltanto nel 1851 da Foucault, attraverso la scoperta della rotazione della Terra attorno al proprio asse. Ma già nel 1822 era stato tolto dall'indice, ancora prima che ne fosse dimostrata la sua validità. In modo analogo, la verità di karma e reincarnazione si dovrà radicare fin nei cuori dei bambini se la nostra cultura non vorrà andare distrutta. E gli scienziati dello spirito dovranno contribuire all'affermarsi di questa verità. Cosa presuppone tutto ciò? Dal modo in cui è stato accolto il sistema copernicano, possiamo imparare come dovranno diffondersi gli insegnamenti del karma e della reincarnazione. Cosa ha fatto sì che il copernicanesimo potesse diffondersi così velocemente? Per rispondere a questa domanda ci tocca dire qualcosa di inaudito, di eretico. Ma la scienza dello spirito va afferrata dagli scienziati dello spirito con la stessa serietà con cui fu afferrato il cristianesimo dai primi cristiani, i quali dovettero a loro volta contrapporsi a tutta la vita culturale di allora. Ebbene, l'eresia è questa. Il copernicanesimo, la cui importanza come fatto culturale è innegabile, si è potuto diffondere solo per il fatto che si può essere superficiali.
non c'è bisogno di essere una persona profonda per credere al sistema copernicano. Non c'è bisogno di coltivare una vita interiore. Basta solo votarsi a quella esteriore per credere al copernicanismo. Le varie affermazioni delle moderne opere monistiche, nelle quali viene detto, tra l'altro, che la Terra è solo un granello di polvere nell'universo, non dimostrano profondità, bensì banalità. Sta di fatto però che questo granello di polvere interessa molto noi uomini e quello che si trova là fuori ci riguarda molto meno in rapporto alla vita sulla Terra. Che cosa dovevano allora fare gli uomini per poter accogliere la realtà del karma e della reincarnazione? Proprio l'opposto di quello che è stato necessario per accogliere il copernicanesimo, ovvero coltivare una vita interiore. Questo è ciò che è necessario per accogliere la realtà del karma e della reincarnazione. Cose come quelle di cui ho parlato nel video precedente possono venir prese sul serio solo da coloro che riescono ad immergersi fin nelle profondità del loro stesso essere. Il copernicanesimo è oggi diffuso ovunque, in libri, illustrazioni, fotografie. Già questo ci mostra l'enorme esteriorizzazione che caratterizza la nostra cultura. I concetti di karma e reincarnazione potranno essere rappresentati poco per mezzo di immagini, poiché sono dei fatti troppo intimi. Nel campo della scienza dello spirito, quindi, dovrà compiersi davvero questa interiorizzazione. Molto più importante di tutti gli schemi esteriori è il dirigersi dell'anima verso le forze che operano all'interno dell'anima stessa, allo stesso modo in cui nel mondo esterno operano le forze della natura. E di queste leggi interiori l'uomo contemporaneo capisce molto poco. Oggi si è considerati persone illuminate se si dice che l'uomo ha superato lo stadio infantile del credere ed è ormai entrato nell'età adulta che aspira al conoscere. Il conoscere, dicono, deve sostituire il credere. Una tirata simile non deve fuorviare lo scienziato dello spirito. Un ricercatore spirituale di altri tempi una volta disse: «Io credo solo a ciò che conosco. Altri possono pure essere fieri di credere a ciò che non sanno». Simili argomentazioni, come quella per cui il conoscere deve sostituire il credere, non prendono in considerazione i nessi karmici all'opera nella vita. Quando con la ricerca spirituale si esaminano le persone che hanno fede e ci si chiede come mai questo individuo è così intimamente credente, in un certo senso un genio della devozione sovrasensibile, ebbene si riceve la strana risposta che queste individualità così profondamente credenti sono state in precedenza persone che sapevano tante cose. Sono state nella loro precedente incarnazione delle persone che avevano una grande conoscenza. L'elemento della scienza in questa incarnazione si è trasformato quindi nell'elemento della fede. Specialmente nel caso dei monisti che non credono ma vogliono solo conoscere ed accettano soltanto ciò che l'intelletto e i sensi hanno da dire. Si tratta di persone che nella loro precedente incarnazione sono state ottuse. Le persone che ora vivono la fede con entusiasmo, tuttavia senza essere fanatiche, sono state delle persone sapienti nella loro vita precedente, mentre coloro che oggi sono monisti, nella loro precedente incarnazione, sono stati ottusi nei confronti dei fenomeni della vita e della natura. Se si osservano le cose dal punto di vista karmico, allora non sembreranno affatto così incredibili.
Si provi ad osservare la forza interiore di chi in una vita è credente. Proprio l'atteggiamento animico del credere agisce in modo vitalizzante sulla nostra anima, mentre il non riuscire a credere la fa inaridire. La fede agisce sul corpo astrale come il nutrimento fa sul corpo fisico. Essa ha un'immensa importanza per la salute dell'anima. Chi non riesce a credere si ritrova con un corpo astrale rinsecchito.